sapere che si trova un circo miliare nel cortile del castello, quindi la classe terza CL del Bachelet, cioè da Piazza Grasso, ha cercato di valorizzare questo miliare trovato con anche aggiunte, con approfondimenti della nostra romanizzazione nel nostro territorio. Un esempio, e qui ci sono degli abbiatensi, vi potrà interessare che il nome Abbiate Grasso deriva dal testamento dell'arcivescovo Ariberto da Chignano, che nel 1304, c'è un errore di battitura, ha scritto Abbiate qui dicitur grassus, cioè Abbiate che qui viene detta grassa. Abbiate deriva dall'aggettivo romano abiat, che significa, cioè dall'aggettivo romano aviat, che a sua volta deriva dal gentilizio romano avius, il nome di una gens probabilmente importante che possedeva il fondo, la zona, e che ha dato nome al territorio. Poi successivamente, nel X secolo, gli fu aggiunto l'epiteto, l'aggettivo grassus, perché noi ci troviamo nella pianura padana, appunto, e quindi in una delle pianure più grasse d'Italia, più fertili d'Italia. Loro l'avevano già capito al tempo e allora gli avevano dato l'epiteto grasso, cioè fertile. Oltretutto noi aggiungerei che ci troviamo nella Gallia Cisalpina, cioè che è l'Italia del nord.